a tutti, oggi farò un unboxing di un controller dell'Xbox 360, anche se non ho l'Xbox 360. Il perché è che l'ho preso per il computer. Questo infatti, come forse qualcuno riconoscerà dalla confezione rossa, è quello fatto apposta per PC, ovvero funziona benissimo su Xbox 360, ma è col cavo compresa USB, così da funzionare senza nessun problema anche su Windows. Visto che appunto da circa un anno ho un computer decente dove riesco a far girare qualche gioco, con la tastiera io non ci so giocare, essendo anni che gioco con console, allora ho approfittato di una promozione della Trony e ho preso questo controller qua. Quindi, come l'ultimo video su Pokémon che parlava di Pokémon invece, sto registrando di nuovo con il mio telefono. Devo dire che sto registrando questo video prima ancora di aver caricato quello di Pokémon, quindi non so se vi sarà piaciuto, però ne facciamo un altro con un'impostazione leggermente diversa, vediamo cosa ne pensate. Quando si incastrano sotto ste alette, vaffanculo, che dopo faccio fatica a tirarle via. Lo so, si vedrà sicuramente tutto giallo, arancione e rosso, ma tra il copriletto, la confezione e la luce calda che ho, è così. Qua agli scotch. Quindi, come nell'altro video, continuate a commentare, ditemi se i video fatti col cellulare vengono meglio che fatti con la telecamera della PlayStation, sia come audio sia come video. Tanto non credo vi costi molto commentare, quindi commentate. Ok, allora via intanto quello. Nella confezione c'è il disco con i driver, probabilmente. Sì, software multilingua. Installare prima di connettersi, sono i driver per computer. Nella confezione non c'era altro, dietro vabbè, scritto poche cose interessanti. Questo è il controller, allora via la plastica. Guardiamo prima tutti sti libri. Allora, primo, questo cos'è, la garanzia? No, lingue sconosciute al mondo. Qua, control, no. Qua, ma... Eccolo qua, qua c'è in italiano, quindi qua ci saranno sicuramente tutte le istruzioni, sì. E questo è il controller, identico, preciso a uno per Xbox 360. E mi accorgo che effettivamente non si vede un cazzo con sta luce, perfetto. Con l'unica differenza che appunto è con un cavo lunghissimo. Quanto cavolo è sto cavo? Non lo vedo. No, non trovo la dimensione del cavo. Beh, forse è scritto qua sotto. No, non ho idea. Comunque, bello lungo. Che tanto, ma non c'è problema. È anche relativamente vicino. Questo, ma questo è un adattatore? Ah sì, ecco. Quindi viene con un adattatore USB. E questo immagino sia l'attacco tondo, così si vede un po', dell'Xbox. Cioè, appunto, io ho sempre avuto solo e soltanto PlayStation, Xbox mai avute, quindi non so niente di tutto ciò. Sono curioso di provarlo, ma provarlo seriamente un controller Xbox, che tanti dicono che è meglio di quello della Play, alcuni dicono altri dicono il contrario. Io dico sempre solo che è una questione di abitudine. È dal 98 che gioco con il controller PlayStation, DualShock per 3 console non è mai cambiato, a parte i tasti, ma la forma quella è. Adesso con la 4 è cambiato, quindi non vedo l'ora anche di comprarmi la 4, e sono molto curioso di provare questo, e anche che spero anche che funzioni con tutti i giochi che ho per PC. Bene, quindi ci riattacco subito. Ho notato subito che c'è anche un segno. Perfetto, ho toccato la telecamera, scusate, sicuramente non si vedrà. Infatti, sto cazzo che si vede proprio. Ah, ecco qua. Forse è tanto sfocato, eh. Cazzo, non so veramente se è meglio così o con la Play. Forse vedete che c'è un piccolo punto qua e una riga qua.
Vedete quelli che girano? Ecco, è un indicatore aggiuntivo per farti capire in che direzione va agganciato l'adattatore USB ai controller. Il controller non pesa neanche niente, sarà perché appunto non è wifi, quindi non c'è la batteria dentro, ma a me non c'è problema. Sono proprio curioso di provarlo. Ok, quindi appunto c'erano due libretti di istruzioni perché sono 10 lingue in totale, quindi hanno fatto due libretti da 5. Un altro aggiuntivo con un'altra lingua a me sconosciuta, credo russo. Il CD con i driver da installare sul computer, non sull'Xbox naturalmente. E basta, non c'era altro. Ok, quindi spero che questo video sia venuto bene anche se dubito. Perché il problema, il vero grosso problema di registrare con il telefono è che rende l'immagine molto più scura e non ho l'abilità di editare il video in modo che venga meglio. Quindi, ripeto, continuate a commentare, ditemi se è meglio così, credo in alta definizione, adesso non mi ricordo neanche in 16 9 tutto, oppure era tanto meglio quello della Play. Ok, quindi noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!